pace in terra è un progetto, non un sogno. Va costruita partendo dall'anima di ogni uomo e per ogni immortale che attraversa la vita senza aver contribuito a tale progetto. Dobbiamo chiedere perdono a Dio per aver sprecato un'occasione. Oggi stiamo vivendo il tempo per costruire l'avvento di un mondo migliore, Costanza. Un mondo in cui il perdono sarà la linfa vitale. Gioacchino da Fiore appartiene al novero dei grandi maestri della civiltà europea che restano perennemente contemporanei dei loro posteri, perché hanno un messaggio di una tale profondità, universalità e polivalenza che ritroviamo sempre un pezzo della nostra verità, dei nostri problemi e dei nostri bisogni nelle loro opere. Il Liber Figurarum è questo straordinario patrimonio di immagini, di simboli, di figure che rendono intelligibile questo pensiero di Gioacchino. Queste immagini che sono state raccolte nei decenni successivi alla morte di Gioacchino da Fiore servono per far comprendere a tutti questo straordinario messaggio che è quello di Gioacchino da Fiore. Il Liber Figurarum probabilmente, e così replicato in tante copie, era usato e presente nelle diverse domus religiose di Gioacchino, in cui lui, con la catechesi degli ignoranti attraverso le figure, poteva raccontare alla gente non istruita anche la teologia della storia, che era materia complessa. E per questo che il tempo non invecchia.